21esima edizione del Brodetto Fest a Fano, una manifestazione che quest'anno si è fatta conoscere anche in manifestazioni gastronomiche a livello internazionale con la presenza del Brodetto alla Fanese a Barcellona e a Londra. In queste occasioni delle presenze molto importanti a livello istituzionale, non soltanto regionale ma anche nazionale, con il ministro Lollobrigida, con il presidente della regione Acquaroli, con il presidente della Commissione Agricoltura Mirko Carloni. Il Brodetto è un grande prodotto che racconta come quella che viene definita cucina povera in realtà è una cucina ricca di qualità e può portare benessere non solo in termini di gusto ma anche in termini di ricchezza per coloro che legano a queste produzioni la loro vita. Sono legati a queste da una passione che a volte la maggior parte gli viene tramandata dai propri genitori e vorrebbero regalarla ai loro figli, ed è per questo che sono così legati intimamente al rispetto della sostenibilità ambientale, che deve essere coniugata con la sostenibilità produttiva, garantendo un tessuto che è particolarmente ricco e può produrre ricchezza. Brodetto rappresenta una eccellenza marchigiana e dell'Adriatico che serve per promuovere il nostro territorio, e promuovendo il nostro territorio promuoviamo le nostre peculiarità, quelle autenticità che ci contraddistinguono, che è frutto di una tradizione che noi dovremmo rivendicare piuttosto che nascondere. E credo che ogni territorio che tende a nascondere la propria tradizione è un territorio che nega se stesso. Oggi noi siamo chiamati a dare delle risposte a queste piccole, piccolissime e medie imprese che rappresentano in realtà il nostro tessuto imprenditoriale, rappresentano le nostre autenticità, proprio coloro che portano la nostra regione e il marchio Italia nel mondo e che vivono queste attività a momento di difficoltà, perché combattono contro chi vorrebbe la cancellazione di questa produzione nei nostri luoghi per modelli di sviluppo e di produzione completamente differenti, che prevedono lo smantellamento di eccellenze che non sono solo importanti per creare occupazione e dare diciamo alla filiera gastronomica una risposta importante, ma sono importanti perché per il tramite di queste imprese sopravvivono i nostri mari, sopravvivono le nostre colline, sopravvivono le nostre valli e sopravvive un territorio intero. Io ho colto l'opportunità di questo festival anche per sostenerlo dal punto di vista dell'attività primaria che esso rappresenta, perché senza la pesca non sarebbe esistito il Brodetto, ma certamente ha poco senso realizzare un prodotto tradizionale con del pesce che viene da altri paesi. E rispetto a questo si apre una discussione fortissima in questo momento storico, visto che l'Europa chiede allo Stato Italia, come agli altri paesi membri, di diminuire lo sforzo di pesca, talvolta anche con modalità e un approccio ideologico che rischiano di penalizzare e mortificare l'attività della pesca. C'è un rischio reale che non ci sia più il ricambio generazionale.